Milano si muove e con Milano torna a muoversi l'Italia. Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica per aver voluto essere tra di noi, a sottolineare ancora una volta la sua grandissima attenzione verso la nostra città e il valore di un evento che porta nel mondo un'immagine positiva del Paese e del suo sistema produttivo. La presenza del nostro amato Presidente è un invito a tutti noi a assumerci le responsabilità che derivano dal ruolo che oggi a Milano. La nostra città deve voler guidare la ripartenza, deve indicare la via, deve mettere il peso del suo prestigio e le sue eccellenze al servizio del Paese. Il Super Salone che inauguriamo oggi è un evento eccezionale, come del resto è eccezionale la situazione che stiamo vivendo. Il virus non ha ancora allentato la presa, servono ancora comportamenti attenti. Però devo dire che in questi giorni essere in giro per Milano e sentire, vedere così tanti ragazzi, così tanti giovani parlare nelle diverse lingue del mondo, credo che ci apra il cuore a tutti. Realizzare questo evento non era un fatto scontato e questa edizione speciale rappresenta un gesto di coraggio e di responsabilità al tempo stesso. È lo scatto d'orgoglio di un settore che sceglie di rischiare e scommettere sulla propria capacità di reagire in un momento difficile.